Oh, ciao Marco, allora benvenuto ancora su questo canale Accademia e dopo tanto tempo che tu sei stato impegnato per lavoro là in Thailandia, insomma oggi ci rivediamo, oggi 15 marzo. Io volevo fare due temi. Uno sulle ultime notizie che tu hai su ciò che succede in Ucraina, dopo che notizia di oggi, diffusa dalla TV iraniana, Press TV, che comunque sia fa informazione, bisogna dirlo, sarà anche del regime degli Ayatollah, però l'informazione la fa. Insomma c'è una presa di, probabilmente sarà un'uscita pubblica di questo senatore guerrafondaio, chiave rognoso chiamare io, McCain, che ha addirittura minacciato Putin dicendo ai russi di ribellarsi come gli ucraini e di fargli fare a Putin la stessa fine di Yanukovych. E insomma, non so, dopo tu ci dirai tutte le cose che tu da lì sai, di cosa ci devo sapere, di com'è la situazione in Ucraina, eccetera, eccetera. In più anche di un'iniziativa di quella di istituire un tribunale per, diciamo, questi banchieri che causano gravi disgrazie economiche. Oggi una notizia, c'è anche in rete, addirittura a Milano, che è sempre stato in Italia il simbolo del lavoro per eccellenza, c'è addirittura un proverbio di Milano che dice: chi volta le spalle a Milano volta le spalle al pane. Ecco, addirittura c'era anche oggi invece a Milano c'è gente che fa la coda per avere un pezzo di pane, dico a Milano, quindi nella capitale economica d'Italia. Ecco, ciò detto, ti passo la parola per aggiornarci su quello che tu, quanto abbiamo dato, su quanto ti esposto fino adesso, e quindi cominciamo dall'Ucraina e poi passiamo alle banche. Prego. Allora, l'Ucraina, io direi di iniziare, vi traduco alla lettera ciò che di recente ha detto il senatore Kerry, perché McCain sì, è il diplomatico maverick che va in giro per il mondo a farsi fotografare con i terroristi, cioè come se fosse un vanto. Sì. Mentre le parole di Kerry, sì, quello va, sembra va proprio come, sì, come se fosse... È incredibile, cioè per... Sì, ma poi voi pensate solo al corrispondente, voi pensate solo se la Russia pagasse delle associazioni non governative in Messico, in Texas, per supportare delle frange armate che cercassero di destabilizzare, non so, il governatore del Texas o il presidente del Messico per fare qualcosa contro gli Stati Uniti d'America. Cioè, voi pensate solo questo, raccontato sì, al contrario, che accusano la Russia di farsi gli affari suoi, cioè è incredibile, cioè sembra che, cioè allora al tavolo di pace con le Coree la Cina non dovrebbe esserci, al tavolo di pace in Siria l'Iran nemmeno lo chiamano, cioè questi americani, le parole di Kerry, come stavo dicendo io, ve le traduco subito, e dice, riferito alla Russia, dice, si stanno comportando come nel XIX secolo, però stiamo nel XXI secolo. Ha detto lui, è sbagliato invadere altre nazioni con degli stupidi pretesti. Cioè, ragazzi, questa cosa, cioè, detta da, che ne so, da un politico del Burkina Faso, del Tibet, avrebbe pure senso, ma detta da un senatore americano, cioè, che hanno invaso Iraq, Libia, Siria, sulla base di pretesti inventati, visto che dopo 10 anni ancora non hanno portato le prove chimiche. Quindi, a parte che... Scusa la parentesi, ma tu hai detto dell'Afghanistan, eccetera, l'invaso. Guarda che proprio in questi giorni, una settimana fa o 2 giorni fa, e oggi, il presidente Karzai dell'Afghanistan sta attaccando duramente gli americani, li sta accusando di imbroglio, di creare pretesti per avere la guerra permanente in Afghanistan. Insomma, questo, tu sai che Karzai è un uomo della multinazionale petrolifera americana, se non erro, e questo qua gli sta parlando contro, quindi voglio dire, ma proprio a livello non del giornaletto della parrocchia di San Crispino di, non so, di Canicattì, questo qui sta parlando proprio, cioè, ai grandi media, Washington Post, New York Times, alle televisioni, diciamo, globaliste americane, voglio dire, e sta accusando gli Stati Uniti di questa cosa qua, e non ci sono reazioni da parte del governo americano alle accuse fondate del presidente Karzai. Quindi, voglio dire, chiuso parentesi, tanto per ricordare quello che dici, che è confermato questi fatti, prego. Eh sì, è che praticamente vuol dire che, ve lo dico io, in Ucraina gli occidentali vogliono che finisca come la Jugoslavia, ma in realtà finirà come la Georgia, cioè che la NATO si prende le scopole ed è meglio che non va avanti, perché cioè, in Ucraina è incredibile. Oh, vi dico una cosa importante dell'Ucraina, che praticamente il governo, quello che sta adesso, sono dei neonazi pagati dall'Occidente che con le armi e le Molotov hanno tolto Yanukovych, hanno messo il loro rappresentante, che tra l'altro è un banchiere, che la prima cosa che ha fatto è stato dimezzare le pensioni a tutti, e già qua detto tutto. Vabbè, Moraldava, questo qua ha detto, è successo una settimana fa questa cosa molto importante, una settimana fa questo presidente autoeletto
segreto, ha dato un ordine alla una nave da guerra dell'Ucraina e il comandante della nave ha rifiutato l'ordine ritenendolo illegittimo perché ha detto tu non sei il presidente eletto, quindi io da te non accetto ordini. Esatto. Quindi un caso importante per l'Italia, che i militari se vogliono possono dire a Letta, a Monti e a tutti gli altri, voi non siete eletti, siete anticostituzionali, quindi io ordini da voi, no, non li accetto, non li vedo. Mi risulta che la marina ucraina si è schierata con la Russia, ma anche una buona parte delle forze armate di terra ucraine si sono schierate con la Russia, oh, giusto? Lo dico bene? Eh sì, ma ci sono degli accordi, anzi vi dico io, c'è un preciso accordo politico tra l'Ucraina e la Russia che in caso necessario, cioè l'Ucraina ha già dato l'autorizzazione alla Russia a intervenire anche militarmente in Ucraina per aiutare proprio l'Ucraina, ma a parte questo non si è ancora arrivati qua, perché i militari che stanno adesso in Ucraina russi, sono militari che già stavano lì di contratto, di loro. Sì, questo sappiamo. Cioè, quindi Putin comunque... Sì, per dire, infatti non c'è ancora nessun mezzo di terra che ha superato il confine ucraino-russo. Quindi, ragazzi, non avete idea quante stupidaggini che stanno in Europa stanno dicendo proprio l'esatto contrario di tutto. Cioè, come che la Russia sta invadendo l'Ucraina. Ma le barzellette, in realtà, all'Occidente stanno destabilizzando, stanno facendo di tutto per cambiare. Che poi, alla fine, la morale di tutto, qual è? Lo scudo missilistico della NATO. Sì. Perché senza di quello, e quello è tutto, ragazzi. I gasdotti, dicono che l'obiettivo di Putin sono i gasdotti dell'Ucraina, quali sono già costruiti insieme, cioè l'Ucraina poi a parte, cioè l'Unione Europea che non c'ha i soldi per aiutare la Grecia e l'Italia che sta a morire di fame, che va a dare 11 miliardi di euro all'Ucraina che nemmeno fa parte dell'Unione Europea, ma quali sono ormai cose da pazzi, e vogliono invertire le parti come che Putin è l'aggressore. Raga, la Russia non ha attaccato nessuno negli ultimi 100 anni, i paesi invasi dalla NATO, dagli americani e dagli inglesi, c'è una lì, faccio una lista che praticamente che supera le centinaia solo negli ultimi 20-30 anni, cioè per dire. Questo è vero, no, sì è vero, per 100 anni no, perché la Russia è stata prima della Germania 41, come ha dimostrato Viktor Suvorov, quindi poi dopo la Germania passa la Russia, quindi i russi c'è qualcosa da fare. Vabbè, come parte la parentesi, voglio dire, la situazione comunque sia, l'Occidente sta provocando veramente fortemente la Russia. E mi risulta che Putin sta aspettando una mossa sbagliata all'Occidente, che secondo me consiste in qualche cazzata che possono fare questi americani di mandare dei soldati, di creare qualche sparatoria, qualche incidente, perché Putin sta sparando questo per poi dare una bastonata pazzesca, a me questo risulta. Tu da lì che notizie hai in merito a questa tensione che c'è ormai in atto, che Putin comunque sta, nonostante tutto, tiene i nervi a posto, anche se so che è determinato a non cedere di un centimetro alla situazione che si sta creando? Sì, allora la situazione è molto particolare in questo momento, perché c'è una vicenda che succede, non so, a livello diplomatico, politico, e più qualcosa che succede, diciamo, dietro le quinte. Riguardo ciò che realmente sta succedendo, Putin a grandi linee non sta facendo altro, non so che, perché Putin non ha la fretta di non ha delle scadenze per cui perde il potere o niente, la fretta ce l'hanno gli occidentali. Quindi Putin, perché a grandi linee segue la linea di lasciarli cucinare nel loro brodo, perché... Putin ha già la base legale per poter radere al suolo l'Arabia Saudita, questo ve lo dico subito, perché il principe Vandar Bush andò in Russia a minacciarlo, ha detto proprio testuali parole, ha detto io sono quello che controlla Al-Qaeda in Siria, in Qatar e in Arabia Saudita, controllo io i ceceni, i terroristi ceceni, i mujahideen, tutti quelli del caos, l'ha detto proprio lui, quindi Putin già adesso ha la base legale per intervenire militarmente con l'Arabia Saudita, questo tra parentesi. Mi risulta che ha fatto minacciare il re dell'Arabia Saudita da un suo emissario personale, addirittura. È andato lui in persona, principe. Il principe si chiama Bin Bandara. No, il principe è andato in Russia da Putin facendo lo spaccone e dicendo che poteva fare quello da lui. E Putin non solo l'ha cacciato via, ma ha mandato poco dopo un suo personale ambasciatore, proprio personale, direttamente dal re saudita a dirgli chiaro e tondo che se fanno un'altra cazzata lui rada solo dal re saudita, l'ha detto chiaro e tondo, Sì, su quello non ci sono dubbi, su quello proprio non ci sono dubbi, anzi, a livello, guarda, vi dico subito, a livello militare, perché...
Sì, 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 come no, sicuramente, stagione 6. Perché, cioè, già, anzi, vi posso garantire che anche dopo la costruzione dello scudo missilistico, ipotetica, anche in quel caso non hanno niente a che vedere con il programma di difesa spaziale, aereo, sia iraniano che russo. Vi posso garantire che in entrambi i casi è completamente impenetrabile. Quindi è il solito bluff occidentale, che anzi, che, se sì, che sta spingendo Putin a fare la prima mossa in ogni caso, e Putin continua così, e Putin ha già la base legale, perché la prima mossa dal lato loro già è stata fatta, e quindi ha già la base legale per poter intervenire militarmente in almeno un paio di situazioni. Non lo sta facendo, e sta veramente dando veramente una lezione al mondo di non reagire a tutta la base per farlo, perché, sì, come ha fatto in Georgia. Sì. C'è anche l'appoggio della Cina, dell'India, che lo stanno comunque dalla parte sua, sì, in questo caso, e mi sono anche i giapponesi. Comunque sotto sotto si tengono per Putin, non per gli americani, anche i giapponesi, delle tre potenze dell'asse che hanno perso la guerra 70 anni fa, solo il Giappone si sta liberando con una certa, anche se un po', ma come sta liberando, con una certa, diciamo, intelligenza, anche determinazione dal gioco americano, insomma, ecco, sta facendo la sua politica nelle Filippine, con la Cina, comunque poi nonostante l'incidente di quelle isole Senkaku che non c'è stato, comunque pare che si sia d'accordo nel sfruttare le risorse insieme, anche perché le imprese giapponesi, le multinazionali giapponesi hanno degli interessi in Cina che non possono farle saltare in aria per una questione di un isolotto o di energia, comunque bene o male bisogna condividere. E quindi, diciamo, i giapponesi poi hanno detto, gli americani già di in Giappone ci sono delle proteste contro le basi americane, perché queste americane fanno violenze, oppure violente le ragazze, insomma, i militari, eccetera, quindi ci sono delle tensioni, addirittura stanno facendo dislocare in altri posti queste basi, anzi, e le vogliono addirittura quasi mandarle via tutte. E il Giappone, soprattutto con il capo del governo attuale, Shinzo Abe, vogliono stare allacciando un rapporto economico-politico con la Russia un livello superiore a quello che è stato fino adesso, e questo penso che è anche un'altra mossa di punta, perché togliere il Giappone dalle griffe americane per la Russia vuol dire un fatto strategico, politico, economico importante. Ed è già successo, sì, vi posso dire che anche dal punto di vista legale, solo un annetto fa circa il Giappone si è totalmente liberato dall'essere, diciamo, colonia americana, appunto dai patti del Bretton Woods, che fino a quel momento era stata una colonia, anzi, più specifico della famiglia dei Rockefeller, per dire, che sono loro che hanno costruito tutte le cose nucleari in Giappone. Sì, il Giappone sicuramente si è liberato dalla schiavitù occidentale di recente, infatti stanno dando pure una bella ripulita interna, ve lo posso garantire. Eh sì, è ormai evidente a tutto che gli occidentali, a furia di isolare tutti, che succede? Che sono rimasti loro isolati, perché ormai tutto il resto del mondo, da Brasile, Argentina, Russia, Cina, India, Iran, Giappone, negli ultimi anni ormai sono oltre 200 paesi che stanno tutti insieme, conto nel BRICS, sta pure Iran, Indonesia, cioè, e ormai sono rimaste giusto quelle poche nazioni europee, e con l'America ancora controllata da questo cartello bancario. Sì. C'è una dichiarazione di Marine Le Pen, che praticamente oggi in Francia è il politico che ha più voti di tutti gli altri, sappiamo, il Front National francese è un partito completamente nazionalista, non fascista, perché qui bisogna andarci piano a dire queste cose, perché nazionalista e basta, di fascismo c'è poco e niente. Il quale ha detto Marine Le Pen, alla Francia conviene più uscire dall'euro e non sostenere l'euro, perché sarebbe una pazzia. Questo ha detto Marine Le Pen, e se l'ha detto Marine Le Pen, che non è che stupida, non è, una ragione c'è, ma poi non è solo lei che lo dice, quindi ormai un po' dappertutto si stanno sollevando delle questioni, anzi si prepara anche a ribellarsi contro questo euro. E poi c'è un'altra notizia, tu sai che in Sicilia gli americani hanno messo una base di ascolto con radiopotenti, che sono altamente inquinanti, il MUOS cosiddetto. Ebbene, oggi di oggi che gli americani stanno pagando, comprando tutti i giornalisti di punto della stampa italiana, regalandogli una vacanza alla Hawaii per fargli parlare bene del MUOS. Ecco, io mi meraviglio se questa operazione ha successo, che molti giornalisti si vede, perché la casa editoriale italiana è nota per vendersi il peggio delle puttane, anzi, le puttane hanno rispetto almeno, ma questi sono peggio, molto peggio delle puttane, devo dire la verità, e, anzi, le puttane vanno rispettate, ma i giornalisti così no, perché le puttane, vabbè, non fanno danni, tu sei tu che fai da loro, quindi non è che fai danno, casomai sono loro per piacere a te, mentre i giornalisti no, in questo caso fanno del male a noi,
perché fanno del bene a loro, che vanno in vacanza lì gratis, pagati, eccetera, eccetera, chissà quale altre, chissà quale altre regalie. E questa dice lunga, no, su questa manovra degli americani, che cercano con la carta stampata di comprarsi tutto di tutti, ma credo che a questo punto questo sistema è ormai ampiamente denunciato, e manca solo una spinta per far sì che il sistema crolli. Io so che tu sei stato anche iniziatore di un'iniziativa, promotore di un'iniziativa di istituire un tribunale per punire i crimini finanziari con le banche. Ecco, secondo te è arrivato l'ora che questo si può fare? Ci sarebbe secondo te un appoggio dell'opinione pubblica? Certamente non dimentichiamo che purtroppo i mass media sono controllati dalle banche, quindi sarà difficile, voglio dire, far capire certe cose, però oggi siamo in rete e con la rete si può comunicare tante cose, e si può anche a questo punto creare nell'opinione pubblica una coscienza di questo problema, cioè di punire chi commette reati finanziari contro uno Stato e quindi contro delle famiglie, contro i lavoratori, contro le imprese, cioè reati finanziari che purtroppo hanno portato, come tu sai, al suicidio di centinaia di imprenditori, di tanta gente. E, insomma, è una situazione veramente selvaggia per cui non si riesce più a uscirne fuori, vuoi anche perché la magistratura purtroppo in Italia va solo dietro ai problemi di Berlusconi, che farebbe il viveur, che corrompe di qui, corrompe di là, come se gli altri, De Benedetti e compagnia, la Fiat, no, sono tutti gli agnellini, fanno i bravi, non corrompono nessuno, no, loro sono onesti, no. Cioè, c'è questo accadimento, nel senso che in Italia nella dopoguerra, come sai, basta che un manager di Stato, Enrico Mattei, o un capo di governo come Aldo Moro, così, o come Craxi, comunque anche Berlusconi, comunque hanno seguito una linea di, diciamo, politica economica indipendente, cioè sovrana, hanno fatto un brutto fine, cioè sono stati assassinati oppure esclusi via a colpi di sentenze giudiziarie da giudice, di magistratura chiaramente ben addomesticata a colpire un obiettivo che fa comodo ai signori americani, come Casa di Mani Pulite. E poi, diciamo, Berlusconi, ultimamente non dimentichiamo un fatto, che Berlusconi allora può essere antipatico, può essere simpatico, quello che si vuole, fa gli affari suoi, non fa gli affari suoi, però lo stesso Giulietto Chiesa, che pure è assolutamente non berlusconiano, anzi è contro Berlusconi, ma ha dovuto riconoscere che in politica estera Berlusconi a suo tempo, quindi pochi anni fa, fece due contratti vantaggiosi per l'Italia per farci costare di meno energia, cioè con la Russia di Putin e la Libia di Gheddafi. Dopo che con questi patti sappiamo che ci hanno tolto la Libia, ci hanno fatto una guerra a noi bombardando la Libia, perché è stata una guerra economica contro l'Italia, oltre la Libia, e con Putin ci sta mettendo in difficoltà. Insomma, l'Italia purtroppo continua a rimanere un paese non sovrano. Basta vedere da chi si è circondato l'attuale non eletto, sottolineiamo non eletto, capo di governo Renzi, no? Consiglieri di Renzi sono tutti diciamo di non italiani, uno israeliano, uno americano, che però è uguale a israeliano, insomma, da consiglieri esteri, i quali lo pilotano per fare interessi di queste lobby estere che non sono assolutamente confacente ai nostri interessi, anzi qui si tende a impoverire ancora di più il paese, come poco fa ho denunciato appunto, che a Milano si va a fare la fila per comprare il pane, non tutto a Milano, ma in certi, addirittura si parla di laureati, di architetti, cioè questo è un articolo uscito in rete poco fa, e quindi ti do la parola anche per commentare questi fatti che ti ho appena detto. Allora, sì, riguardo i movimenti indipendisti, chiamiamo così, in Europa, vi dico subito che gli ultimi sondaggi, Nigel Farage, quello del UKIP, l'Independence Party del Regno Britannico, ha raggiunto, se non addirittura superato, il 30%, che è un risultato allucinante. Marine Le Pen invece, sì, grazie al premio di maggioranza, per come funzionano le cose in Francia, ci sono buone possibilità che anche raggiungendo solo il 30% vinca e vada al governo, ed è un'altra bella vittoria, diciamo, per i movimenti appunto anti-euro, quindi a favore del popolo contro le banche. Riguardo, mentre sì, è come stiamo vedendo, sta andando tutti, come in Ungheria, ciò che sta succedendo in Ungheria, le alle continue anche vittorie sia dell'Irlanda che dell'Islanda, le stiamo vedendo tutti. Ma riguardo l'uscita dall'euro, l'Ungheria, cioè praticamente ha mandato via
il rappresentante del Fondo Monetario Internazionale, cioè addirittura ha migliorato molto la sua economia anche a livello pensionistico, le pensioni sono protette, sono anche un po' aumentate, l'IVA dal 27% che c'era prima, l'IVA in Ungheria 27%, adesso è al 5%, pensa poche roba, cioè vuol dire, qui parliamo di un fatto... Quando non c'hai più i debiti del Fondo Monetario, le puoi fare quelle cose. Ecco, no, questa è una lezione per noi italiani, e non solo noi italiani, noi europei occidentali in particolare. Questo è il punto. Eh sì, esatto, cioè... Tutta l'Europa, come abbiamo visto, ci sono già tante nazioni che stanno combattendo, sì, stanno subendo degli attacchi incredibili da chi? Dai soliti Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea o la Merkel che fa i viaggi a stringere ad accettare dei prestiti dal Fondo Monetario, così, cose ormai incredibili, ormai sotto gli occhi di tutto, mentre sì, questo sui movimenti indipendenti sì. Io voglio dire appunto che Le Pen, Marine Le Pen in Francia è molto probabile che, come funziona il premio di maggioranza in Francia, vada al governo, Farange sta al 30%, in Italia Grillo qua, secondo me il Movimento 5 Stelle merita veramente di curioso di vedere le europee, secondo me appena ci deglieranno di chiamare le politiche, sono proprio ragazzi, è incredibile. Nel Movimento 5 Stelle purtroppo sono infiltrati parecchia gente che hanno messo un po' di nel movimento. Grillo sta facendo ripulisti, diciamo che in Italia sì, anche in Italia c'è una bella base che si è svegliata, però manca di un vero leader e di un'organizzazione degna di questo nome, perché in Italia purtroppo chi si ribella è una certa classe intellettuale, cioè la media borghesia, la gente che lavora, se vogliamo, insomma c'è un risveglio, ma ripeto, manca ancora un'organizzazione, un leader che veramente rappresenti tutte queste varie frange di proteste, che comunque in Italia è sostanziale, anzi è molto 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 elevata. Non dimentichiamoci che in Italia le ultime elezioni politiche oltre il 40% non ha votato, e in due regioni, la Sicilia e la Lucania, non Basilicata, la Lucania chiama, non hanno votato oltre il 50%, non hanno votato. Cioè, questo è un segnale forte, no? Quindi vuol dire che questi non hanno votato, ovviamente è gente che ha capito certe cose, no? Se non tutti, ma una buona parte hanno capito. Pertanto, se fossero organizzate come si deve e emergessero dei veri capi che ci potrebbero rappresentare, in questo caso mi ci metto anch'io, rappresentare, potrebbero dare veramente un colpo di finale a questo sistema che ormai è marcio da tutte le parti e puzza di delinquenza ormai lontano miliardi di chilometri anni luce, perché tanto il fettore è arrivato a un punto insopportabile. E quindi diciamo i presupposti per cambiare le cose si potrebbero avere anche abbastanza presto, cioè non in tempi lunghi. E tu secondo te invece come la vedi in questo caso? Ma secondo me il messaggio dei 5 Stelle è stato chiaro, preciso e secondo me anche corretto. E qual era? Quello che dicono sempre. Cioè, se voi non diciamo votate per noi, ma se volete cambiare le cose, due sono le cose, o votate per loro, per dire destra e sinistra, che quindi è da escludere, oppure il messaggio era quello, organizzatevi per i fatti vostri, anche ogni 100, 1000 persone, organizzatevi ed eleggete un rappresentante, fate un qualsiasi movimento, non lo chiamate partito, fate un movimento, che siate di ex lavoratori, di disoccupati, di pensionati, qualsiasi cosa sia, ma autocostituitevi ed eleggete uno che diventa non il vostro capo, ma il vostro portavoce in ogni cosa, quindi facendo le cose dal piccolo potete fare qualcosa. Io al 5 Stelle, sì, vabbè, meglio, verranno loro danno voce a delle persone, cioè se quelle persone dicono le stupidaggini la colpa è loro, quindi però sbagliando si impara, l'importante è che chi sta in buona fede veramente rimanga e che si continui su queste cose, quello dico io, so che non volete votare il Movimento 5 Stelle, non votate destra e sinistra, l'alternativa qual è? Autocostituitevi voi a livello locale, a livello regionale, è con un qualcosa, un fine in comune che sia appunto i diritti dei lavoratori, i diritti della casa, cioè i diritti costituzionali, raga, basterebbe solo elencare tutti le violazioni dei diritti in Italia, per cui riconoscetevi in quello in cui vi riconoscete di più e costituitevi, non so, 100 persone, 1000 persone, cioè andate a disturbare quella palazzina dell'isola, la vostra famiglia, a 100 persone, per dire, cioè a livello locale, per dire, cioè, il messaggio è questo, organizzatevi voi. Io direi che gli italiani potrebbero cominciare la rivoluzione, specialmente
anche partendo, se vogliamo così, quando ci sono le prossime elezioni governative o regionali, chi le farà? Cioè, in questo senso, dovrebbero nei vari comuni d'Italia, no? Alcune persone, diciamo un po' in vista, dovrebbero organizzarsi con altri comuni, scegliere fra le loro conoscenze un professionista capace, una persona capace, non so, competente in economia, competente in agricoltura, competente in un'industria, insomma, che abbia competenze di lavoro, di gestione di cosa comune, prendono e digli: noi, tu per essere eletto in questa regione avresti bisogno di 8.000 voti, no? Giusto? Quindi noi tutti insieme potremo darti 8.000 voti. Quindi questi comitati si riuniscono, presentano il personaggio viene eletto dalla base, però con un patto che lui ogni 2-3 mesi deve fare un resoconto del suo lavoro parlamentare, cioè deve rispondere a chi lo legge. Cioè, nel senso che bisogna riportare quei signori che noi leggiamo sotto il nostro diretto controllo. Cioè, se tu prosegui nel programma per cui sei stato eletto, rimani. Se cominci a fare lo stronzo, io ci stipulo un patto, tu te ne vai, a posto tuo ne viene un altro. Capito cosa voglio dire? Cioè, controllare il potere in questo senso. Cioè, bisognerebbe infondere una mentalità nuova della gestione della cosa pubblica, e quindi della democrazia, che non c'è, che manca. Perché se io ti eleggo per un programma, è logico che tu devi andare da fare, devi rispettare questo programma e, insomma, devi essere competente in materia e devi risponderne alla base. Però la base deve avere anche un certo senso civico, quindi deve avere un'educazione nuova, deve capire che deve informarsi di cosa fa questo candidato, cioè, e capire le cose e di conseguenza tenerlo sotto controllo, nel senso che se questo poi fa le cose che deve fare, o quantomeno le vuole fare, perché magari non è che può sempre farle, però quantomeno faccia una certa cosa e si comporta in un certo modo, allora dando dei risultati, giustamente verrebbe anche rieletto, oppure dopo due legislature verrà un altro. Però, diciamo, il popolo dovrebbe imparare a gestire veramente il potere nella vera forma democratica, che è quella di controllare, di partecipare alla cosa pubblica. È l'unico sistema, perché altri sistemi non li vedono. Certamente ci vuole un'autorità in tutti noi, diversa da quello che succede adesso, che c'è un partito che ti mette un tipo, te lo mette lì, tu non sai nemmeno chi è, tu lo voti, e poi questo qua va, una volta che viene eletto fa i cacci suoi, perché sempre così succede, e non fa mai un cacci nessuno. E allora invece questo sistema deve cambiare, perché in questo modo poi gli stronzi ci pensano due volte andare a farsi votare, perché sanno che non rispettano certe cose, sanno che se devono andare, e quindi verrebbe sostituito da un altro che è eletto dopo di lui o giù di lì. E allora in questo caso vedrai che si pensano bene a fare i cretini, e questo voglio dire, capisci? E oltre a rubare, oltre a tutte le cose che sappiamo, non so, guarda, mettere in un governo italiano i banchieri, quelli che hanno speculato sull'Italia, quelli che hanno lavorato prima nel Fondo Monetario, nel Goldman Sachs, oppure gli uomini delle persone, di quelli che hanno speculato sulla lira quando c'era lì, cioè, mettere persone del genere al governo, già questo qua andrebbe denunciare, i carabinieri dovrebbero andare a prendere e portare in galera, perché questo si chiama alto tradimento. Infatti, cioè, ragazzi, non scherzare. Anche lo svendere una qualsiasi attività nazionale, che sia di telecomunicazioni o che sia di meccanica, svenderla a uno è straniero, questo è altro tradimento, no, e devono essere arrestati. Altro che applichiamo la Costituzione, i carabinieri devono intervenire su queste cose. Infatti, questo si chiama alto tradimento. Svendere la Telecom Italia a uno straniero vuol dire che quello là ti può sapere tutte le notizie tue. Questo vuol dire svendere la sovranità italiana all'estero. Esatto. E infatti sto dicendo, fatti i tribunali per queste cose. No, così come sui Nomuos, lo dico io, la cosa che ho proposto un mese fa, istituite un tribunale, allora praticamente io sto istituendo, da noi, autocostituito dal popolo, un tribunale permanente per i crimini di Stato e banche contro i cittadini, per tutte le violazioni di diritti, questi sono diritti contro l'umanità, perché questo tortura, schiavitù, questi crimini delle banche, quindi il tribunale lo istituiamo noi. Ho proposto, come per dire, di fare la stessa cosa a livello ambientale, in modo che si riuniscano tutti, tipo Nomuos, Silva di Taranto,
Taranto, fuochi di della Campania, là, sì, quelle cose là, eh? Sì. No, proprio, ma non chiedetemi di farlo, perché già sto facendo tante cose. Infatti, la cosa che mi sto concentrando adesso è proprio quella. Diciamolo. Proprio quella di istituire il tribunale. Sì. Mi sto dando da fare io con Matteo della Fondazione Matt Bonifacio, io sono Bonifacio, ad istituire esattamente proprio in Italia un tribunale permanente popolare per crimini contro l'umanità commessi da banche e Stato nei confronti di cittadini italiani. Allora, innanzitutto voglio ricordare che adesso, proprio negli ultimi giorni, è iniziata una cosa, non ho ancora studiata bene, ma sembra che hanno presentato la Procura di Roma, ha avviato un processo presentato dai legali contro appunto tutti i politici degli ultimi 8-10 anni, insomma, secondo delle cose, quindi importantissimo. Si chiama il gruppo Libra e il gruppo su Facebook si chiama Ecco la vera denuncia degli italiani, insomma, praticamente sì, una cosa. Io invece, allora, io voglio istituire il mio tribunale, questo invece hanno già presentato tutto alla Procura di Roma, e quindi che farò? Che tutto il materiale di vittime, cose di banche, cose, oltre a presentarlo nel mio tribunale, lo farò anche una copia originale, firmata originale, la manderemo alla Procura di Roma. Ma non mi sono ancora informato bene, esatto, qui non voglio dire nello specifico, ma mi informerò meglio di quello. Quindi, che invece allora, io lo so tu mi contatti, ci fai sapere, no? Anzi, dacci queste notizie, perché appena sono degli sviluppi dicelo, perché così noi le trasmettiamo a chi ci ascolta e le diffondiamo il più possibile, perché è bello sapere queste iniziative che stai facendo, e questa è importantissima, direi, e speriamo che chi ci ascolta, anzi, possa anche lui, anche loro, insomma, costituire questo gruppo di tribunale, diciamo, di condannare queste persone, cioè di attivarsi con avvocati, eccetera, cioè di sensibilizzare, anche se qualche legale ci ascolta, potrebbe parlare con dei colleghi e dare una mano alla gente, insomma, nel difendere appunto la nostra salute e il nostro territorio, che ormai ce lo stanno manomettendo, inquinando tutto spiano. Basta vedere le denunce che sta facendo come un leone, qui veramente onore a lui, sto parlando del giornalista Gianni Lannes, non so se tu l'hai sentito parlare, che è veramente un eroe. Bravissimo. Caspita, questo qui ha subito 4-5 attentati mortali, questo signore qua, ma questo sta veramente una persona eccezionale, che io mi inchino davanti al coraggio di quest'uomo, perché ha denunciato da solo tutto lo schifo e sta combattendo una battaglia davvero eccezionale, veramente con grande orgoglio, e dovrebbe essere un esempio per tutti noi che lo ascoltiamo, anzi invito molti che non lo conoscessero, basta andare su internet o YouTube e scrivere sul motore di ricerca Gianni Lannes con la S finale e capirete che è quest'uomo. Ecco, cioè, vale la pena veramente di ascoltarlo e di meditare su ciò che dice, perché tutto ciò che dice è stato provato vero al 100%. Per esempio, lui è stato il primo a denunciare che nei mari centro-meridionali dell'Italia, cioè il Basso Tirreno, Ionio e Basso Adriatico, ci sono sepolti quasi 200 bastimenti con materiale altamente inquinante, pare anche radioattivo. Cioè, una cosa che è una vergogna, e la magistratura lo sa e fa silenzio. Basta. Detto questo, ho detto tutto. Quindi, capite. Bene, caro Marco, allora volevo anche ricordare che, per dire, allora, tanti anni fa un PM di Trani, un magistrato di Trani, Michele Ruggero, mandò l'avviso di garanzia a Standard & Poor's. Quindi, per dire, in Italia ci sono persone che hanno coraggio di fare queste cose, come Gianni Lannes, che è un grandissimo, Hai fatto bene, esatto, a ricordare questo fatto, anzi, onore a quel magistrato di Trani. È un grandissimo, mandò l'avviso di garanzia Standard & Poor's, disse: tu hai fatto una decisione che ha fatto un danno economico all'Italia, cioè, incredibile, infatti, e noi dobbiamo sostenere queste persone. Questa denuncia è ancora in essere, perché non è stata denunciata e ritirata, non mi risulta che l'abbiano ritirata, è ancora in essere questa denuncia qua. Purtroppo sai benissimo che qua in Italia un magistrato che vuol fare veramente il suo mestiere viene bloccato in tutti i sensi, proprio da chi dovrebbero rappresentarci e difenderci, cioè parlo delle istituzioni governative, la Presidente della Repubblica, il Capo del Governo e tutti i parlamentari, fanno finta di niente, ignorando questo fatto. E ti ringrazio per l'averlo. Lo dobbiamo supportare noi, cioè, quello dico io, quello volevo dire. Okay, anzi, se amici pugliesi che sono da quelle parti, anche altri, se potessero scrivere due righe a questo magistrato, sarebbe una cosa bellissima, veramente molto bella. Speriamo che riceva tanti attestati, perché certi magistrati hanno veramente bisogno
del nostro supporto, perché purtroppo sono soli e li lasciano ammazzare perché fanno il loro dovere. Come non dimenticarsi di un magistrato di origine calabrese della procura di Genova, se non sbaglio, adesso mi guardo il nome, che aveva fatto denuncia contro l'euro e fu assassinato. Ecco, non ricordo il nome adesso, ma un fatto che ha riportato tutti i giornali, specialmente il giornale ex di Montanelli, giornale appunto di Milano, e c'era un'intervista fatta a questo magistrato, che mi pare si chiamasse Rocco, non mi ricordo più il nome, e comunque io l'ho saputo pochi anni fa, e lui è stato segnato perché aveva denunciato la truffa dell'euro. Quindi la magistratura, i magistrati buoni in Italia ci sono, ma dobbiamo aiutarli, questo è un dato di fatto che va assolutamente messo presente, perché la gente non ha capito che non si può aspettare legalità da chi sta al potere e si comporta in maniera illegale. Basta vedere che negli ultimi tempi ci hanno proposti, ci hanno fatto inghiottire 3 capi di governo messi dai banchieri, cioè Monti, Letta e Renzi, senza che nessuno li eletti. E che già questo è far pensare, no? Devi far pensare questa cosa qua. Non può non far pensare, la gente non ha capito che o agisce da sé e rischia un po' delle proprie chiappe, come ha detto Grillo durante i comizi che faceva prima dell'elezione, e allora si può cambiare, altrimenti se sta tutto in poltrone, si aspetta che arriva il duce di, tra virgolette, di turno o il Grillo di turno che può cambiare, non cambia niente così. Non cambia niente se non intervieni oggi in prima persona nelle cose nella cosa pubblica, non cambia, perché tu sei assente e questi se ne fregano, poi hanno i giornali e ti fanno credere che vogliono loro, hanno la televisione e ti rimbambiscono. Ormai il rimbambimento è arrivato a un livello tale che più tale non si può, e per, dopo ti devi aspettarti tutto, insomma, e dopo non hai neanche il diritto di lamentarti come vorresti farlo, perché purtroppo tu sei colpevole in quanto sei assente, cioè tu cittadino, cioè nel senso che mi ci metto in mezzo anch'io su questa accusa, perché purtroppo noi non vogliamo capire che è ora che scendiamo in campo noi, unendoci, facendo i comitati, e ci scegliamo noi chi ci rappresenta al Parlamento, non il partito, noi ce lo scegliamo, perché il partito non ti puoi credere più, perché ormai è un partito, ma con greche delinquenti, è una congrega di gente, è un affarismo ormai, non è più politica, è un affarismo e basta. Tu eleggi lì, tu stai buono, dici due stronzate, tanto quello ci crede, noi abbiamo i giornali, controlliamo i giornali, scriviamo quello che vogliamo noi, la gente ci legge, ci viene presa per i fondelli, e poi le cose succedono come succede. E quindi poi non dobbiamo lamentarci, Esatto, capito, questo voglio dire. Bene Marco, se non hai altro da aggiungere, noi ci inviterò aggiornati sulla fondazione. Sì, perché ci sono tante cose da fare, abbiamo dei casi urgentissimi da risolvere, ma a breve aggiorno tutti su tutto, è stato un piacere anche per me. Ti fate sentire, e appena hai notizie in merito, penso che la guida è interessante, hai notizie in merito, per favore comunicacele al più presto, che noi siamo qui apposta. Va bene, grazie e a presto. Ciao carissimo. Ciao. 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 Buona giornata. Ciao. Sono da Thailandia. Ciao.